un palazzo già gravemente danneggiato dal sisma, un palazzo vincolato in questo momento. Su Via Paganica c'è il sindaco, c'è l'assessore alle opere pubbliche, ci sono anche i tecnici del Comune dell'Aquila, arriverà anche la sovrintendenza per verificare la situazione. Sicuramente il palazzo sarà abbattuto. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha ordinato la demolizione del fabbricato al civico 22 di Via Paganica dopo il crollo nella notte di una porzione di stabile in piena zona rossa, già interdetta peraltro al traffico veicolare. A cedere non è stato un puntellamento, ma una parete già gravemente compromessa e che già era stata oggetto di verifiche. La porzione non era stata oggetto invece di opere provvisionali di messa in sicurezza. Beh, è successo che c'era una parete già semicrollata a seguito del terremoto del 2009, per cui non erano state previste opere provvisionali, e questa notte c'è avuto un ulteriore crollo, probabilmente derivato dal vento, comunque dall'ammaloramento delle pareti. Adesso abbiamo deciso con i vigili del fuoco di aumentare i presidi di interdizione all'accesso, perché comunque si tratta di un fabbricato localizzato in zona rossa e quindi in un'area già non accessibile. E con la sovrintendenza, trattandosi di un fabbricato vincolato, abbiamo deciso di fare un'ordinanza urgente al presidente del consorzio per la messa in sicurezza, per la demolizione controllata della porzione interessata e per consentire anche ai palazzi di fronte e di lato di continuare a lavorare in sicurezza, perché si tratta di palazzi di cantieri già aperti. Sul posto, sin dalle prime ore della mattinata, il sindaco, il vice sindaco, i tecnici del comune e la sovrintendenza alla municipale, in quanto il palazzo era vincolato. Con i vigili del fuoco si è deciso di posizionare ulteriori barriere per rinforzare la sicurezza. Il consorzio, ora dopo l'ordinanza urgente del sindaco, dovrà attenersi all'ordine in tempi rapidissimi. Purtroppo nel centro ci sono tanti buchi neri a causa delle lungaggini burocratiche, ammette Biondi, e del tempo che passa. Questo è il problema già rilevato più volte della ricostruzione con i buchi neri per pratiche che scontano delle lungaggini eccessive, soprattutto perché non ci sono strumenti in mano all'amministrazione comunale per prevedere un regime sanzionatorio nei confronti di chi, non parlo della fattispecie specifica, di chi perde troppo tempo nel presentare le documentazioni richieste dagli uffici.